noi denunciamo il genocidio. Il genocidio che non è cominciato ora, 6 mesi fa, è cominciato 76 anni fa. Chi conosce la situazione palestinese lo sa. Perché dietro, vedete, il sostantivo genocidio sembra un fatto giuridico, ma dietro il genocidio ci sono le persone, ci sono le torture, ci sono le incarcerazioni, ci sono i tribunali militari perfino per i bambini. Quello che è accaduto sì ad una sede di Rifondazione Comunista, ma è accaduto perché un compagno stava difendendo quello in cui noi crediamo, ovvero le bandiere del popolo palestinese affisse proprio qui davanti alla nostra sede. È stato un episodio violento, è stato un episodio veramente aggressivo di quelli che sono i valori in cui noi crediamo, ma non è una cosa che ci stupisce, perché l'aggressione il popolo palestinese la subisce da 76 anni e la subisce ogni giorno. Noi ci siamo attivati sia da un punto di vista legale ed oggi con questo presidio, perché vogliamo far vedere che comunque siamo presenti e continueremo a presidiare questo territorio. Ci è stato assicurato che la persona che ha compiuto questo gesto vile, che ha aggredito fisicamente un nostro dirigente Giovanni Barbera e poi anche la nostra sede, facendo dei danni anche insomma consistenti per noi, verso questa persona è stato avviato un procedimento, quindi noi adesso continueremo con le vie legali. Però era importante oggi che la città di Roma rispondesse a questo ennesimo episodio di violenza e di aggressione, che tutto praticamente nasce dal fatto che il nostro dirigente ha bloccato questa persona che stava strappando dei manifesti recanti la bandiera palestinese, che per noi è un valore, che noi siamo al fianco del popolo palestinese da 76 anni e siamo a fianco del popolo palestinese per tutto quello che sta subendo in questi giorni. Hanno distrutto la vetrata. Insomma, siamo stati bravi a gestire e quindi per fortuna non è successo niente, ma guardate che nel paese si respira questo clima di violenza. Conosciamo bene anche il degrado a cui è arrivato questo sionismo di gruppi filo-israeliani violenti che diventano ricettacolo appunto di minacce, di incitamento all'odio, alla violenza. Addirittura uno di questi gruppi, io credo che dovremmo organizzarci per fare un esposto alla magistratura, perché comunque esistono delle leggi e questi gruppi vanno perseguiti. Uno di questi gruppi che ha pubblicato un sondaggio, ha chiesto ai suoi iscritti se era legittimo appunto intervenire anche in Europa per uccidere tutti coloro, con quelle persone che sostengono la causa palestinese. Lanciano un messaggio, attenzione, che potete essere anche europei, occidentali, bianchi, questo non rappresenta più una sorta di immunità, cioè quello che dite anche verbalmente è considerata un atto di guerra se viene messa contro Israele, perché Israele è guerra, e quindi fate attenzione anche se lo esprimete nelle vostre case comodamente, nei vostri dinari. La comunità ebraica di Roma fa malissimo ad affidarsi a squadracci di fascisti, come è avvenuto questa volta e come è avvenuto il 25 aprile, non dimentichiamo, a Porta San Paolo, quando loro sono stati sempre negazionisti. Si affidano a chi ha i busti di Mussolini in casa, a chi non ha mai rinnegato le leggi razziali e le fosse ardeatine, ecco, si affidano a loro per pura ragione di interessi capitalistici internazionali. Non siamo noi antisemiti, è Netanyahu con il suo governo e con lo Stato che è diventato lo Stato di Israele antisemita.